vedo un fascista che viene lì e c'era una signorina di un mio amico e mi dice: questo qui è mio fidanzato, mi presenta, va bene. Un giorno arrivano i bombardamenti e lì mi hanno lasciato a casa, perché col titolo l'acciaieria dove era a lavorare, mi hanno lasciato a casa. E io lì con i miei compagni ci siamo messi a fare il sale. Ci metteva l'acqua e ci andava anche 3 ore, 4, sempre fuoco sotto, farla bollire l'acqua e piano piano l'acqua consumava e veniva il sale. Però quando si riusciva a tirare fuori il sale erano 5 kg, non è che ne fosse tanto, perché tutto sale fine, fine, fine era, no? Come il sale fine, così. Insomma, che si faceva, si lavorava bene, 5 lire al chilo, quei biglietti così di carta, si guadagnava bene, no? La mattina si va a lavorare lì e viene un mio amico, Saetta, ecco, e mi dice: vieni un po' qui, ti devo parlare. E vado da lui e mi dice: dovrei bisogno di un piacere, se puoi, procurarmi tritolo, qualche pistola. E ci ho detto: non me lo prendo adesso, ma non c'è mica più l'8 settembre, no? Insomma, che mi porta in un punto, mi dice: se trovi la roba, era proprio sotto l'oreia e c'era la ferrovia. Entriamo sotto passaggio, andiamo là, c'era un buco nel muro, mi dice: lo metti lì. Ci penso, glielo dico a quel fascista. No, le dico: sta, sentite, mi serve, mi dassi qualche bomba a mano, di quelle tedesche, perché altre bombe non ce n'era. Avevano loro. E lui mi dice: ma cosa ne fai? Andiamo a pescare. Ma dice: ma scherzi, ti beccano quelli e ti uccidono subito, ma non preoccuparti. Ma ho detto: guarda, io di quelle cose lì non ne faccio. È passata una settimana, mi chiama, eravamo sempre lì alla Villa Noli, mi dice: era arrivato a trovare la donna, no? E mi dice: guarda, l'ho buttata, dove buttiamo l'immondizia noi? C'era quei sacchi di juta fatti così, no? L'ho preso piano piano e sono sceso di nuovo giù e me le sono portate lì alla villa dove si abitava e l'ho nascosti. Poi al mattino, verso le 8:30, si andava a fare il sale. Le dico ai miei compagni: andate giù, che adesso arrivo, perché devo andare, mi fa male alla pancia. Appena sono andati giù, io ho preso le bombe, me le sono messe lì e con la giacca l'ho coperta e sono andato giù tranquillo. Sono arrivato giù, loro erano già lì che preparavano già per fare il sale, dico: guarda, devo andare al gabinetto, avevi pazienza. Mi dice: ma va tranquillo, tanto noi facciamo. Allora le bombe le ho portate in quel buco e noi si faceva sempre il sale. La gente era così, si facevano la coda, venivano lì per prendere il sale e per andare a fare in campagna il cambio, prendevano olio, loro ci davano il sale, tutta quella roba lì, la borsa nera era. Ci hanno mandato via dalla Villa Noli, ci hanno mandato dove c'era l'ospedale, lì c'era l'autocentro. Erano l'800 di noi, italiano, no? Mentre andiamo giù, i miei amici avanti e io indietro, vedo un roba che andava a raccogliere le more, no? Vedo un roba, vedo un affare là dentro, guardo, era una bomba d'aereo, era 500 kg, era grossa. La guardo, c'aveva la spoletta ancora e c'era tanto così, rotto, era largo così il foro. E guardato così, ho detto: boh, ecco, è venuta la manna dal cielo qua. Il tritolo, lì dentro c'è il tritolo. E poi non sapevo come fare a tirarlo fuori. Allora mi viene in mente, ho detto: faccio un pezzo di legno, lo faccio conico e lo faccio a tre cose, come per romperlo, ma legno sodo, di quelli duri. E ho detto: cosa faccio con il legno? Poi ho pensato: cavaturaccio lì. Allora sono andato giù insieme a loro sono andati avanti e mi sono fermato e mi sono portato una federa da cuscino, me ne sono portata a prova, tolgo le tronchesine, tolgo tutti i fili, comunque mi pungevano, non potevo entrare, vado là dentro e ho detto: speriamo bene, avevo paura, no? Boh. Sono andato, ho fatto il buco, l'ho buttato giù, poi ho infilato quel punzone dentro di legno, ho fatto così. E subito si è rotto polvere, no? Poi ho sforzato a tirare giù, allora si stoccavano dei pezzettini così, si rompevano, allora riprendevo, buttavo dentro, insomma che falambreve e ne avrò tirato fuori 5 kg di tritolo. Poi sono andato a fare di nuovo il sale. Passato un po' di tempo, vado su, non c'era più, vuol dire che quel mio compagno l'ha preso. Se lo dovessi fare adesso non lo farei più. Anche se so che non scoppia, non lo farei più.